Salve, mi piace molto girare per Carloforte e per l'isola. Mi piace perché ho dei profondi legami col posto e perché provo piacere a scoprire angoli e particolari che ancora non conosco. Questa volta, anziché andare da solo, ho pensato di proporvi di seguirmi nel mio girovagare. A molti di voi le immagini che vi propongo sono ben note, a qualcuno un po' meno. O non è capitato di notare dei particolari o di considerarli da un certo punto di vista. Per chi non è del luogo è un discorso a parte. Su Carloforte in questi anni sono stati realizzati diversi programmi televisivi, alcuni più validi di altri. Noi non abbiamo l'intenzione né la pretesa di porci in antitesi a queste realizzazioni. È nostra intenzione però dare un taglio certamente diverso, specifico, stimolatorio, speriamo. Tratteremo dei beni storici ed archeologici del luogo e del loro riflesso sulla cultura, l'ambiente, il turismo. Io sono fermamente convinto che il modo più efficace per salvaguardare questo patrimonio stia nel creare una coscienza collettiva piuttosto colta che porti gli individui a concepire le testimonianze del passato come un qualcosa che fa parte di loro, che li faccia soffrire ogni qualvolta si rischi di assistere ad un'alterazione, un deterioramento o peggio ancora alla loro distruzione. Molti leggono libri di storia locale e molti collezionano foto antiche, magari esposte nel loro salotto. Ma non pensate che ci sia a volte il rischio di giungere all'ipocrisia, collezionando fotografie, essendo poi complici, di coloro che in qualche modo deteriorano o distruggono le testimonianze del passato? A volte si è al limite soltanto conniventi e non muovendo un dito in loro soccorso. Noi ci siamo proposti di dare il nostro umile contributo in questo senso, cercando di fare un'opera di sensibilizzazione, sperando che anche la scuola, partecipi a questa attività stimolatoria, perché la scuola è molto importante in questo. E facciamo anche molto affidamento sul dialogo tra i singoli individui. Bene, potete seguirmi se vi interessa. Cominciamo il nostro giro dalla cinta muraria di Carloforte, un bel esempio di architettura militare sabauda. Che, come molti sanno, venne costruito dopo un nefasto avvenimento che costò la deportazione in Africa di circa 900 carlofortini, circa la metà della popolazione dell'epoca, parliamo di 1798, 3 settembre del 1798, una data fatidica. Ora vediamo le scuole elementari, una bella costruzione che purtroppo ha occupato lo spazio di un tratto del muro. Per fortuna si tratta di uno stabile di una certa bellezza, non così si può dire di alcune case che si notano stagliarsi sul profilo del muro, guastandone la maestosità. Il forte di Santa Teresa si conserva in ottimo stato, oggi è privato ed è quindi
abitato, ma la sovrintendenza alle belle arti e ai beni storici e ambientali ne tutela comunque lo Stato. Bene, ora ci portiamo all'interno del muro, lo seguiamo e vediamo di discutere su alcuni aspetti. Ritengo utile fornire alcune notizie sul muro di cinta e sulla sua costruzione. I Carlofortini, subito dopo l'incursione del 1798, sentirono fortemente l'esigenza di una fortificazione che li proteggesse. Il primo documento disponibile che tratta dell'argomento è un documento del 22 aprile del 1799, redatto dall'avvocato Jo Dupré. E negli anni che seguirono avvenne tutto un carteggio di corrispondenza tra il Consiglio Comunitativo di Carloforte, il ministro Rossi a Cagliari e il barone de Genet, che era il comandante della Marina Sarda all'epoca. Il 1806 è l'anno che vide il benestare e la progettazione della fortificazione. In particolare, il 23 luglio, il barone de Genet sottoscrisse un documento in cui veniva fatto un disegno dell'opera e la sua relazione dettagliata sull'ambiente nel quale il muro doveva sorgere, le varie difficoltà che si potevano incontrare e soprattutto le utilità di alcune scelte che venivano operate. L'artefice dell'opera è indubbiamente il cavaliere Ferrari, il quale seguì i lavori praticamente dall'inizio alla fine, intervenendo a volte anche personalmente con i propri beni laddove mancavano i fondi necessari, e questo capitava spesso. Va ricordato che l'opera fu eseguita da muratori veri e propri, da forzati che vennero mandati a Carloforte e lavoravano quindi gratuitamente, e a volte anche da volontari carlofortini, compresa qualche donna, specialmente per quanto riguardò il trasporto di materiali. L'inizio dei lavori ebbe luogo il 12 agosto del 1806, e in particolare con lo scavo per le fondamenta del Forte Emanuele, nell'attuale via Roma. La posa della prima pietra, invece, avvenne circa un mese dopo, il 10 settembre del 1806, con una grande cerimonia alla quale parteciparono tutte le autorità. I lavori cominciarono quindi e con qualche problema finanziario andarono avanti, particolarmente nel corso dell'anno 1807, in cui si ebbe un notevole sviluppo. Poi si arrestarono invece ripetutamente e andarono avanti a fatica a causa della scarsezza di fondi. Il cavalier Ferrari, che prese a cuore la questione, e come vi ho anticipato prima, si impegnò molto. E innumerevoli sono le lettere che inviò al governo a Cagliari per chiedere fondi, per chiedere collaborazione. E credo che una via in suo onore a Carloforte se la meriterebbe sicuramente. Con stenti i lavori continuarono e nel 1810 erano per lo più terminati. Restava da terminare il muro tra il Forte Santa Teresa e il Forte Maria Teresa della Sanità e da costruire il fortino stesso. Il completamento effettivo dei lavori avvenne dopo 8 anni e mezzo dall'inizio, e cioè alla fine del 1814. Per finire, resta da dire che la fortificazione non ebbe mai il battesimo del fuoco, in quanto dopo il congresso di Vienna nel 1815 le incursioni barbaresche pressoché finirono.
Ed eccoci all'interno delle mura di cinta, davanti alla Porta del Leone. Una delle critiche più aspre che è stata fatta negli ultimi anni a proposito della cinta muraria è quella del tipo di restauro che è stato operato. Difatti potete vedere tutti che è stata intonacata, mentre fino a poco tempo fa si presentava con un aspetto che era per lo più con pietra vista, anche se dei segni di intonaco precedenti erano ben visibili, come potete notare. Ecco, la parte del Forte Santa Teresa è rimasta intatta e si vedono tutte le pietre a vista. E ora confrontiamo invece con la parte restaurata, la differenza è netta. Ma diciamo che tutto sommato il risultato finale non è male, tenendo conto anche del fatto che l'intonaco piano piano si sgretolerà e quindi compariranno più pietre di quelle che si vedono ora. Un'altra cosa su cui si potrebbe discutere riguarda questa ringhiera metallica che è stata posta sopra a questa stradina che conduce al forte. Perché? Perché prima non esisteva una ringhiera di questo tipo e per quanto possa essere comoda o anche non eccessivamente modificante l'aspetto originario, è comunque un qualcosa che in qualche modo l'aspetto lo modifica rispetto alla semplicità autentica della costruzione. Osservate anche queste stanzette sotto la stradina, sono state decisamente abbellite con dei bei cancelli in ferro e sono state anche intonacate internamente. Ora, la ringhiera può essere anche una cosa pregevole per motivi anche di sicurezza, ma bastava per esempio farla in modo un po' meno evidente, per esempio utilizzando dei ferri più esili e più distanziati l'uno dall'altro, in modo che si noti meno. Decisamente di cattivo gusto questa specie di fontanella che è stata recentemente aggiunta allo spiazzo antistante il muro di cinta. Sono impreziosimenti che sarebbe meglio lasciar stare e anche queste righe in travertino che impreziosiscono il selciato, ma che sarebbe decisamente molto migliore rustico, unicamente fatto di pietre scure e non con questo contrasto di bianco abbaccinante al sole. Ora lo possiamo seguire bene per tutta la sua lunghezza. Vedete tutti questi vasi, questi grossi vasi di fiori? Qualcuno ha avuto la felice idea, se non altro, di toglierli dal luogo in cui erano prima. Infatti, se osservate la ringhiera, vedete questo motivo? Beh, lì prima era aperto e i vasi erano collocati sopra, in grande evidenza rispetto al complesso storico. Se non altro adesso sono un po' più in ombra e non si notano più di tanto. E il loro effetto di guasto all'architettura originaria è decisamente minore, anche se io sarei personalmente per togliere del tutto.
ecco che da questa posizione si può vedere il muro di cinta che continua scendendo giù verso il mare, verso est. Purtroppo delle scelte del passato hanno fatto sì che alcune case venissero costruite proprio di fronte al muro, nascondendolo completamente. La cinta muraria, ad ogni modo, è rimasta soltanto in alcuni frammenti in questo lato. Andiamoli a vedere. Ecco un pezzo della cinta muraria, o meglio del recinto del forte di Santa Teresa, annesso al muro di cinta. Vediamo, un po' scuro, giusto un paio di metri di larghezza. Il muro è possibile però vederlo dall'esterno della cinta. Guardate che peccato, con la finestrella lavorata, con una grata fatta in legno di ginepro, che andrebbe decisamente restaurata. E non si capisce perché questo non sia stato fatto insieme al restauro del muro di cinta. Continuiamo a scendere per vedere un altro tratto del muro. Ed eccoci arrivati in questo vicolo. Si nota benissimo un bel frammento del muro di cinta, pure questo inspiegabilmente non restaurato insieme a tutto il resto del muro che è stato intonacato e rinforzato. Ci troviamo tra proprietà private, ma osservate, qua c'è un cancelletto che è stato collocato da poco, e andiamo a vedere cosa si vede attraverso le sue sbarre. Percorriamo questa scaletta che non si capisce bene se sia pubblica o privata, in quanto porta anche ad un cancelletto privato, ed eccoci in prossimità dell'apertura dotata di cancello, e vediamo che ci porta ad un bel vedere di recente costruzione. Un'idea apprezzabile, vi sono delle panchine, dei lampioni, ed è un bellissimo posto per recarsi a fare un po' di lettura, o perché le mamme portano i bambini a spasso. Si vede il mare, si vede la zona portuaria detta della sanità. Purtroppo alcuni giovani hanno scambiato il luogo per una proprietà privata in cui poter tirare bottiglie e fare dei, anche se piccoli, comunque degli atti di vandalismo, e questo, quindi la piazza non è stata ancora aperta. Ci auguriamo che i nostri giovani si rendano conto e evitino di comportarsi in un certo modo, così che si possa aprire questo bel vedere e possa essere utilizzato da tutti coloro che hanno voglia di passare qualche momento di tranquillità rilassandosi. Siamo esattamente sotto il forte di Santa Cristina, che da qua possiamo intravedere. Vedete qui come il muro sia una proprietà privata e sia stato affiancato a un barbecue in un bel giardinetto, e guardate lo stato di mal conservazione su questo tratto del muro. Questo sì che avrebbe bisogno di restauro, molto più di quello che invece è stato, di quello che ne è stato oggetto, e continuo a ripetere che non capisco perché il lavoro non sia stato fatto anche in questo tratto del muro. Da questo punto in poi non è più possibile vedere il muro e la via prosegue contornata da case fino alla scalinata che la conduce giù a lungomare. Ora torniamo indietro e andiamo a vedere
questa terrazza in alto, come è possibile vederla dall'esterno del muro, a fianco al forte di Santa Cristina. Ecco, mentre ci dirigiamo a destinazione, ci soffermiamo di nuovo su quel piccolissimo tratto di muro tra due case, osservandole la finestrella che è sulla sua sommità. Passiamo per Porta Leone e prendiamo la passeggiata che, fiancheggiando dall'esterno la cinta, ci porta sopra il Belvedere. Ecco la scala in ferro e legno che ci conduce al piccolo Belvedere. Ed eccoci arrivati proprio sotto il forte di Santa Cristina. Ecco la piazzetta di cui parlavamo prima, vista dall'alto, incolta. Aspettiamo che i ragazzi si comportino un po' meglio e le amministrazioni possano operarsi per sistemare la piazzetta, pulirla e renderla agibile, in quanto è un vero peccato, poiché è stata una buona idea quella di crearla. Ecco, in lontananza potete vedere la parte del muro di cinta che è possibile vedere dall'esterno, che va a scomparire in quelle case e che probabilmente in qualche costruzione è ancora esistente, inglobata. Un altro esempio di creatività giovanile che forse un po' tutti abbiamo avuto, anche perché ad una certa età non ci si rende conto di quello che si fa. Da qua si vede bene l'edificio delle scuole elementari, che, come vi dicevo in apertura, sono state edificate abbattendo una grossa porzione del muro di cinta. Ma ripeto, se non altro si tratta di un palazzo di una certa bellezza, quindi se il rimpianto è in qualche modo attenuato. Bella l'idea di costruire questo sentiero camminabile. Ora torniamo all'interno delle mura e andiamo a curiosare su alcuni aspetti del quartiere che il muro racchiude. Eccoci, seguiamo
il lato del muro in direzione del forte Santa Beatrice e Santa Cristina. Mentre ci incamminiamo, incontriamo subito, a poca distanza dalla Porta del Leone, che abbiamo più volte attraversato, un'altra porta più grande. Essa è stata aperta di recente per consentire l'ingresso di autoveicoli grossi, quali i camion. Questa porta è decisamente comoda. Anche questa porticina pedonale non è originale, è stata aperta in questo secolo. Una cosa che non tutti sanno è che questa abitazione in bianco, attaccata all'edificio delle scuole elementari, è in realtà un vecchio forte, uno dei 7 fortini che facevano parte del muro di cinta, e che viene chiamato Forte Santa Beatrice, in seguito più brevemente Forte Beatrice. Qui lo vediamo visto dall'altro lato. Ed eccoci nel lato che dal forte Santa Beatrice che abbiamo appena visto ci conduce al forte Santa Cristina, che vediamo là in fondo. A circa metà percorso tra i due forti incontriamo quest'altra apertura. Pure questa è una porta non originaria, in quanto l'intera fortificazione era dotata di soltanto 4 porte. Una era la porta del Forte San Carlo, vicino all'attuale Cinema Cavallera. L'altra la porta della Sanità. Poi avevamo a Purtetta, cioè la porta Cassebba, che in origine si chiamava Porta della Cisterna, e quindi la porta del Leone. Tutte le altre aperture sono state fatte successivamente. Un'altra cosa che possiamo notare qui è la differenza del muro. Osservate, questo restauro è stato fatto circa una dozzina d'anni fa, in modo piuttosto maldestro, con molto cemento. Questo è il restauro attuale. Ora, il minimo che si può pensare è questo. Ma dal momento che era già fatto, non potevano se non altro colorarlo dello stesso colore che è andato nell'ultimo restauro? C'è sempre qualche domanda da farsi, chissà perché. Ed eccoci arrivati al Forte Santa Cristina, collocato sulla cima di una ripida scalinata. Il forte era privato fino a circa 3 anni fa, posseduto dal signor Pellerano, deceduto recentemente e degno di essere ricordato per una collezione di oggetti relativi alle attività lavorative di Carlo Forte, che entro breve verrà esposta nel Museo Civico di Carlo Forte. Entriamo dentro. Ed eccoci dentro, il panorama è bellissimo, vediamo tutto il paese, caratteristico per i tetti rossi, tutto il golfo, lo stagno e la montagna del Macchione
alle spalle del paese. Ecco la galleria tramite la quale siamo entrati. Qua vediamo il muro che scende giù fino al punto in cui si incontra con le case e termina. Certo che i serbatoi dell'acqua non mancano. Se si potesse mimetizzarli sarebbe meglio. Ma sono celesti come il mare, qualcuno potrebbe dire. Ora vediamo una delle feritoie del forte. E ora riusciamo. Ecco il muro che scende giù, visto dalla parte interna. Un tempo proseguiva fino al cinema Mutua, che vediamo là in fondo, in cui si trovava un altro fortino, detto Forte della Cisterna. In quel fortino si apriva una porticina che prendeva il nome del forte, quindi Porta della Cisterna, ma che venne poi chiamata per anni a Purtetta, in quanto più piccola delle altre. Il muro prendeva a girare a sinistra, seguendo tutta l'attuale via Roma, e nella zona comunemente nota come Conte Danero incontrava un altro forte, il Forte Carlo Emanuele. Quindi proseguiva ancora a sinistra verso il mare e grosso modo nella zona del Cineteatro Cavalleva finiva con un altro fortino, l'ultimo, il Forte San Carlo, anch'esso dotato di una porticina. Questi disegni, conservati all'Archivio Storico di Torino, ci danno un'idea dell'andamento dei lavori. Nel primo, che vi mostriamo, datato circa 10 gennaio 1807, possiamo vedere che è già stato costruito il Forte Emanuele nella via Roma. È stato edificato quasi tutto il muro di collegamento tra questo forte e il Forte San Carlo o della Marina, vicino all'attuale Cinema Cavallera, e si sta procedendo a edificare il muro che collega il Forte Emanuele col Forte della Cisterna, chiamato anche della Montagna, a volte San Pietro, e infine il Forte di Porta Cassebba. Ecco il secondo disegno della serie, bellissimo, datato 20 giugno 1808. I lavori sono quindi cominciati da quasi 2 anni. Vediamo il Forte San Carlo della Marina, che è già stato costruito, il primo fortino edificato, il Forte Emanuele, il muro è completo, anche tutto il tratto che lo porta fino alla Porta Cassebba. Vediamo già tutto il muro che sale su, affianca la scalinata per arrivare al Forte dello Sperone, che verrà poi chiamato Santa Cristina, e una parte della cinta muraria che lo collegherà al Forte Beatrice. Dopodiché è possibile vedere che i lavori sono interrotti. Queste sono le case già edificate nel paese, è possibile riconoscere la piazza con il corso e il lungomare con la statua. Il terzo disegno ci illustra lo stato dei lavori alla data del 27 giugno 1809. Si può osservare che la cinta è quasi completa. Forte San Carlo con la relativa Porta della Marina, Forte Emanuele, Forte della Cisterna con la Porta Cassebba, Forte dello Sperone o Santa Cristina, Forte Santa Beatrice, inizio del Forte Santa Teresa e inizio del muro che lo conduce al Forte
della sanità non ancora costruito. Qua è possibile vedere il tracciato del vecchio castello, parzialmente demolito per la costruzione della cinta muraria. Ecco il quarto e ultimo disegno, una vista virtuale dall'alto, che conferma grosso modo lo stato dei lavori del precedente disegno. Si nota soltanto che il muro, probabilmente è leggermente avanzato, il muro che collegherà Santa Teresa con la sanità. Carloforte col tempo cessò di essere una piazza forte e la fortificazione dallo Stato Maggiore passò al Ministero delle Finanze, la quale il 28 ottobre del 1857 la vendette alla Società Anonima per la vendita dei beni demaniali. Del muro di cinta e dei fortini resta quello che tutti conosciamo. Due sono abitazioni private, uno è stato recentemente acquisito dal comune, tutti gli altri sono stati abbattuti. Ci auguriamo vivamente che certi errori, intendo la distruzione di beni di questa portata, in futuro avvengano sempre meno. Concludere questa nostra visita alla cinta muraria e ci incamminiamo verso la Porta del Leone dal quale siamo entrati. Sulla via del ritorno entriamo attraverso una delle porte, chiamiamole finte, quella delle scuole medie. Possiamo da qui osservare il retro del Forte Santa Cristina e il muro in tutta la sua lunghezza fino alla porta. Poi, girandoci nel senso opposto, seguiamo il muro fino al Forte Santa Beatrice, nella sua forma piuttosto squadrata, ora adibito a casa privata. Terminiamo la nostra escursione con una bella panoramica del muro visto dall'esterno, dal lato nord, e andiamo a leggere quei due cartelli. Questo cartello ci dimostra come esistono delle strutture che hanno a cuore certi patrimoni. Osserviamo ora invece attentamente quest'altro. Porta Leone. La porta fa parte dell'originaria cinta muraria edificata, attenzione bene qua, nella seconda metà del secolo XVIII. Ecco, questo è un errore che a mio avviso non si può perpetrare. E questo cartello andrebbe corretto quanto prima. Tutte le persone interessate al muro di cinta sanno che la costruzione è avvenuta nel 1800 e precisamente dal 1806 al 1810. E con queste parole vi saluto.